Partì. Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per Equilibrio Instabile. Parliamo di calcio, oggi abbiamo un grande giocatore degli anni 90, Diego Fuser. Grazie mille per la tua disponibilità. Ciao a tutti. Ciao. Noi, diciamo, le persone della nostra generazione hanno molta nostalgia per il calcio dell'epoca, infatti spesso ci sono iniziative in cui voi siete invitati, adesso c'è stata una partita a Parma e tu eri tra i protagonisti, e vogliamo ripercorrere un po' quegli anni. Tu sei cresciuto nel Torino di Sergio Vatta, tra i tanti. Volevo sapere un po' un tuo piccolo ricordo dei tuoi primi anni nella primavera del Toro e il tuo esordio in Serie A. Ma i ricordi sono ricordi bellissimi, perché alla fine è stato un periodo dove tentava così di poter arrivare in Serie A, era un sogno che si doveva avverare, poi insomma, una volta arrivati quel sogno è diventata una cosa incredibile, bellissima, ecco. Quindi i ricordi sono sempre molto molto belli, ecco. Volevo chiederti una cosa, perché io non mi fido di internet: tu hai esordito contro la Juve o c'è un altro sito visto contro il Cagliari? No, io ho esordito, ho visto un'altra squadra, ho esordito contro la Juventus, entrai nel secondo tempo, sì? Ho fatto dal primo minuto al secondo tempo al posto di Junior. Ah, alla faccia, una bella responsabilità. Sì, finì 1-1 e niente, fu comunque un esordio per me insomma molto molto positivo. Tu per modestia forse non ne parli, ma io ho visto l'altro giorno un filmato, hai rubato palla da te. Sì, sì. E poi sei entrato nell'azione del gol. Tu, sì. Lentini, Cravero. Sì, sì, esatto, tutti esatto. Prodotti del Filadelfia che hanno... Sì, sì, infatti... Non l'ho detto, come dici tu. Così. Però sì, sì, mi ricordo tutto benissimo. Un'azione sulla destra e poi con il gol di Cravero. Volevo sapere, invece poi sei passato al Milan, che cosa voleva dire arrivare in una squadra così organizzata diversamente, così forte economicamente e tecnicamente? Beh, devo dire che l'impatto non fu dei più semplici, anche perché giocare nel Torino era come che giocare in una grande famiglia, no? Un po' tutto la buona, un po' tutti, diciamo, amici, come ripeto, come una grande famiglia. Arrivato al Milan, lì c'era un altro modo di pensare, lì bisognava vincere. E quindi il dover sempre essere concentrato negli allenamenti, soprattutto con le partite, per un giovane, almeno per me, fu veramente un impatto veramente grande. Anche perché San Siro non perdona, credo, anche quei giovani c'era, sì, un po' esatto, di... Sì, esatto, sì, sì. Ogni domenica era un esame, quindi quando le cose non andavano bene, a parte che poi San Siro non risparmiava nessuno, certo, allora... perché potevi chiamarti Van Basten, potevi chiamarti Gulli, tutti, sì, sì. Altro, gli errori non erano, se giocavi male ti fischiavano, quindi poi, come dicevi tu, per un giovane era ancora peggio. Sì. Però volevo chiederti un'altra cosa, io ho visto, hai giocato, a parte la parentesi della Fiorentina che è stata un po' più breve, hai giocato nel Milan degli olandesi, poi nella Lazio di Cagnotti, per così dire, per farla semplice, nel Parma di Tanzi e poi la Roma post scudetto, cioè quattro squadre veramente forti all'apice forse del loro periodo. Volevo sapere di queste formazioni quella che secondo te è stata più forte per l'epoca, quella che proprio in cui tu sei arrivato e hai visto che i valori erano molto alti. Ma guarda, sicuramente il Milan degli olandesi, di Mancini, di Baresi, Donadoni, Ancelotti, era una squadra mega galattica, però io ho fatto un po', diciamo che non ero quello che poi sono diventato dopo, perché comunque ero un giovane, dovevo ancora imparare tanto e trovarmi in mezzo a quei giocatori lì era veramente difficile, anche se devo dire che poi alla fine non ho giocato solo la finale di Coppa dei Campioni, perché poi tutte le altre finali le ho fatte tutte, però se ti dovessi dire, quell'epoca lì del 100% che potevo dare ero solo al 60%, quindi okay. C'era ancora la tanto da... C'era. Esatto, esatto. Forse tra Lazio e Parma è stato il tuo sì, migliore. Secondo me la squadra che ho giocato a Parma è stata molto probabilmente una delle più forti che ci sia mai stata, forse anche nel campionato italiano, perché con Buffon, Cannavaro, Thuram, Sensini,
Baggio, Bogosian, Veron, Chiesa, Crespo, Stanic, Benarrivo, Mussi, sì, sì. Fiore, cioè tanti di questi qua erano in panchina, però erano veramente tutti nazionali, quindi squadra fortissima. Tu hai giocato anche in nazionale e in un periodo in cui c'era molta concorrenza, quanto era difficile arrivare in nazionale all'epoca? Cioè, non per nulla togliere quelli alle persone che adesso giocano in nazionale, comunque voi avete una concorrenza molto alta, arrivare già 20-30 presenze in una carriera non era facile. Ma guarda, se ti devo dire, io con la nazionale non ho avuto un rapporto bellissimo, anche perché sono stato anche abbastanza sfortunato, nel senso che tolto Maldini, poi in nazionale ci sono andati tutti allenatori che mi avevano voluto fortemente nelle loro squadre, quindi Sacchi, quindi Zoff, ho avuto sfortuna perché nei momenti decisivi mi sono sempre fatto male, USA 94 mi ero fatto male alla caviglia, quindi non potevo andare, l'unica volta che per scelta tecnica non fui convocato fu con Maldini nel 98. Però anche gli europei del 2000 dovevo titolare, mi strappai a marzo, quindi non potevo più partecipare poi all'europeo. Sì, forse solo nel 96 ho partecipato agli europei. Sì, esatto, che anche lì ero stato forse scelto non come prima scelta, ma poi giocai sempre io, quindi... comunque eri sempre lì. Quindi io, però, insomma, tutto questo, ti ripeto, ho avuto un po'... metto un po' di sfortuna. Invece adesso volevo farti ancora due domande per chiudere. Tu hai giocato in tanti stadi importanti, Camp Nou, Santiago Bernabéu, Old Trafford, Anfield, San Siro, tanti. Volevo sapere qual è stato il più emozionante in cui entrare, non so, in cui proprio ti ha fatto effetto vedere magari decine di migliaia di persone. Sicuramente il Nou Camp è devastante, perché uno se ne accorge, ma a livello strada, ma sei a livello campo, quindi c'è la strada e poi sotto c'è il campo da gioco, quindi tu quello che vedi fuori c'è ancora proprio un catino, poi è molto ripido. Sì, esatto, quindi tu quando sei in mezzo al campo ti guardi su e dici oddio, c'è un muro, sì, e quindi probabilmente quello lì è sicuramente quello che ha trasmesso più adrenalina. E poi per finire una domanda che, vabbè, non so se alla fine riuscire a rispondere perché la scelta è molto ampia. Dovessi fare una tua top 11, questa è la più difficile. Guarda, top 11 non lo so, però... Facendo tu l'allenatore, senza metterti in campo. Ma guarda, metterei... in porta Buffon. Lì. Almeno uno. Poi al centro della difesa metterei Baresi e Cannavaro. Mm-hmm. Sì, come faccio? Non posso, ragazzi, cioè, anche Nesta mica possiamo metterla in panca, Futura mica possiamo metterla in panca. No, è vero, sì, cioè, è troppo. Centrocampo anche peggio. Centrocampo peggio, perché beh, io posto fisso. Non possiamo escluderti. No, però anche guarda, sono veramente tantissimi giocatori bravi, che poi magari uno adesso non se li ricorda, ma anche ai tempi della Lazio, Jugovic, anche lo stesso Di Matteo, Winter, Doll, Celtino Baggio, Bogosian, Veron, sì, d'altra parte Rijkaard, Gullit, Donadoni, Ancelotti. Non arriviamo neanche all'attacco, quell'attacco lì diventa complicato. Come facciamo? Sarei verso altri compagni, sarei veramente non giusto. Comunque per concludere, il vostro calcio come qualità ti sembra superiore rispetto alla serie, diciamo, odierna, tanto per concludere con l'attualità? Ma io devo dire, secondo me sì, anche perché una volta arrivavano, a mio avviso, i giocatori che arrivavano dai vivai erano veramente i più bravi, quindi c'era già una selezione, c'erano molti meno stranieri, e gli stranieri che c'erano facevano la differenza. Cioè adesso secondo me non tanti stranieri, però tanti fuori classe, pochi. Sì, secondo me sì. Però non lo so, magari è cambiato anche il modo di giocare, sono cambiate tante cose. Però a mio avviso una volta c'era più qualità rispetto adesso, sì. Niente, noi ti ringraziamo comunque per le cose interessanti che ci hai detto.
grazie e anche a voi. Per la tua disponibilità, perché ti abbiamo tormentato per un po' di giorni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta farla. E vi ringraziamo anche voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.